Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Siamo felici di ricevere in un quadro delle nostre stande all'anno di meno. Oggi chi ci ha da parlare di istituzioni letterarie in Corsica. Allora, buona stonda. Ok, allora, grazie a tutti e grazie agli dispositivi di Viguglia da cui abbiamo qui per questa stonda, che è una stonda che è stata fatta ancora di noi nel quadro di un centro culturale universitario. E il proposito qui sarà di guardare appena, di problematizzare soprattutto, senza pigliare troppo un verso universitario, ma quantunque. Siamo appena in un nostro ruolo qui. Dunque, la questione è per rapporto a letteratura corsa o a produzione letteraria corsa, secondo che noi decidiamo chi siamo giunti quantunque a poter parlare di letteratura o sempre in un quadro di una produzione, saremmo giunti allo scopo di una letteratura di lingua corsa degna, riconosciuta, letta. Buona, sappiamo che la risposta non sarà né di sì proprio né di no di modo fermo, ma guarda appena come si può far funzionare un sistema di elaborazione letteraria che è quantunque principiata, se elaborazione qui, tanti anni fa. Allora, a chi farà ricordare a letteratura, espressione letteraria corsa fino a Giovanni della Grossa, a chi dicerà chi espressione letteraria principiata al XIX secolo, a quando diceremo chi l'elaborazione è una forza sarà chiappa di modo abbastanza importante partendo dagli anni 70 di ovvia Cristo. Bon, non ho mica risposta qui di no, ma ciò che è sicuro è che sugli ultimi 25 anni, sugli ultimi 30 anni c'è una divizia di testi, di romanzi, di poesia che non è mai stata tocca durante la storia di Ali. Se noi prendiamo il bilancio di Emanueli al principio degli anni 70, qui René Emanueli diceva che, da un punto di vista della letteratura di finzione e di romanzi, non ce n'era che uno, che era finalmente quello di Sebastiano d'Alceto. Se noi prendiamo un bilancio di ciò che è stato prodotto di testi, romanzi, poesia, ma soprattutto prosa di finzione, bah, ci accorgiamo che è stato quasi un'età d'oro, si può dire, di letteratura, posto che non abbiamo mai tanto prodotto. Allora, basterà dire che siamo giunti a una vini, a un sistema che funzioni già proprio, non mica oggi entri in i testi, nella qualità di questa letteratura. Ci sono come Angelo Bomonti o altri che affacciano benissimo sugli ultimi anni, ma io ho guardato appena, avevo un punto appena, non da un luogo a piazza e a problematizzazioni di questi luoghi che devono essere attivati, messi in onda per poter far funzionare una istituzione letteraria degna di questo nome qui. Allora, ci accorgiamo che ogni volta che noi abbiamo un passo, a diglossia ne faccio un altro perché è una specie di malattia di diglossia. Rammento che la diglossia è un fatto di un disequilibrio tra la lingua dominante e la lingua minorata e siamo sempre quantunque in un rapporto difficile di egemonia, sono di dominazione di egemonia tra il corso e il francese. Dunque, guardiamo appena come a tempo si fanno i progressi e a tempo ci sono sempre i progressi da fare. E abbiamo identificato così un'epoca di problematiche qui che sono lei a cui il funzionamento dell'elaborazione linguistica, lapsus. Letteraria, che per me l'elaborazione
literaria, di un dominio, un aspetto, un settore di elaborazione linguistica. Ramintè Dolino, che è il concetto di elaborazione linguistica, e ho fatto andare in progresso nella presenza di la lingua in dei vari domini di società che erano divisi tanti anni fa e appena meno oggi, ma constatiamo ora che per esempio l'attitudine di un privato Le Large che si rigusa a un'assemblea di poter parlare corso in un quadro istituzionale, ciò che è di nuovo un fenomeno marcato e istituzionalizzato di discriminazione linguistica. Dunque, abbiamo identificato così un'ipoca di problematiche, l'attività di rivisti, un ruolo in insegnamento, l'assistenza di URI, che sono luoghi di riconoscenza, lo sviluppo di studi e di critica, scelte editoriali PSMB Guglia e poi vari dimarchi di antologizzazione. Ecco sei punti così che ho da accostare e che mi parini significativi di un fenomeno di luogo, piazza, appuntamenti che sono dati a letteratura. Dunque, prima problematica, i rivisti. Allora, i rivisti o i rivisti, che la rivista è un luogo forza prediletto di promozione di a letteratura e ciò la di che le riviste sono sempre state, hanno sempre esistito nella storia della letteratura corsa. Da poi il XIX secolo, l'almanac e poi l'avvenimento maior di Tramontana. E c'è una problematica che esce subito nella storia e che è identificata da Vanessa Alberti, che ha fatto una tesi nata un fenomeno di rivista nella storia di un scritto corso in generale. E identifichi per esempio negli anni 20 una certa divizia, un certo sborro anche di riviste di letteratura e espressione corsa, allora la lingua corsa, Barretta Migia, l'Almanacco di Maestrali, l'Altagna e poi di sicuro tutti i riviste i più conosciuti come a Mouvre. Allora, secondo Vanessa Alberti, di più un segno di lita, di guerra tra fazioni ideologiche spesso di approdi a lingua corsa che di produzioni con scelte letterarie varie tra modernità e a tradizione. Dunque è più una storia di clan e di divisioni, più divisioni che divisia, infatti. Dunque c'è questo fenomeno qui che può accadere in la famosa capacità di corsi a mettersi in lita e creare piccoli luoghi e clani più che andare di una stessa andatura e marcia. Dunque, lo spazio di scelta può essere opposto a territori. Dunque, concorrenza o di marcia di divizia o di emulazione. Bon, a tempo basta produce e ci potremmo vedere, come Vanessa Alberti, una certa divisione, un certo clanismo che si esprime anche attraverso questi piccoli luoghi di potere che è quello di far funzionare una rivista, ma ci potremmo vedere di nuovo una certa emulazione. E ciò che conta Vina è un fenomeno d'antologizzazione che noi vedremo dopo, chi è capace a un momento dato di astura di scelta ciò che si è fatto di più buono e di renderlo a un patrimonio corso, a condotta di patrimonializzazione
et importante de nous. Alors, souvenons-nous que nous avons tout cuit entre l'année 20 et 40, sera un phénomène qui se retrouve au moment où nous avons acquis et de l'année que nous avons acquis, ou de longue acquis, non so un coup. Et si la périodisation de la littérature fonctionne, mais en tous les cas, si peut donner une occhiata. Bon, ce qui apparaît quantunque et qui, a smarrito, a scomparsa di un montese, c'è un biotu che nasce, 71, 70 lui, 1900 di sicuro, c'è un biotu che nasce e che adesso a scusa o a slancio pa fa nascere Rigiro. Rigiro si può dire che è un frutto di una bella mossa, che è la mossa riacquistata negli 70 e a tempo ho gustato che non c'è più nulla che si passa a livello di lingua in un momento che con una generazione invitata, con una mica sapiuto, indina una lingua nuova, c'è ho gustato di una lingua nuova ma che è di nuovo frutto di una rompitura. E dunque la lingua nuova è qui da di un riacquisto qui parte da più o meno da Parigi, ma che sta a Soleia in Corsa, un volume che va in Giulia di Agumutier, che ha fatto parte di Samosa qui, ma essendo stato quantunque in Bastia con i pochi d'altri, ma penso a Fusina, Geronimi, Coti, tutti questi. E l'idea di una rivista che sia appena un luogo di convergenza di l'università d'estate che nascevano tanto, e di un'idea nuova di a letteratura e di a conoscenza e di un patrimonio corso, sa da trovare quantunque in di un movimento quantunque unitario. Dunque, durante qualche anni quantunque ci troviamo, ripeto, qualcosa di coerente ed unitario. Ma un ci vuole mica tirani a conclusioni che tutta senti qui fossi stata all'epoca di gli stessi idee, di gli stessa mossa, eccetera, eccetera. Basterà la nascita dell'università e una decina d'anni per constatare che l'omogeneità o il fatto di essere un solo movimento ideologico o ideale è sbagliato, eh? Anche un'altra idea della lingua. Già tra Geronimi e Marchetti si sente bene che c'è una differenza. E poi chi sa da palisà a poco, dunque ha identificato dopo la condotta di l'idea dell'università che c'è per esempio Giacomo Biancarelli che ricusa la standardizzazione e un riacquisto, c'è Giacomo Tier che pida a via polinomista elaborazionista qui da dell'università che darà di noi i pochi da enti formati in Giraello, Pasquale Marchetti che al momento di a pubblicazione di la corsofonia in idioma lamer in 89, gli stessi anni che a pubblicazione di papier d'identità di Thiers, sono due elementi, due libri maior, d'un'erudizione magnifica, non voglio mica dire che uno e l'altro si mena uno all'altro, ma d'un punto di vista dell'ideale, dell'idea, si vede quantunque che c'è una certa amarezza di Marchetti dicendo che non ci siamo mica avvicinati abbastanza da italiano a un momento di 71, e Thiers che dice che l'autonomia chiappa dalla lingua e la polinomia è una cosa buona. C'è quasi in De Marchetti un ricuso di chiamare lingua a lingua corsa ciò che è un passo indaretto, perché a un momento dato c'è un capitolo che parla di lingua corsa, a lingua corsa. Dunque, sa voltata verso un'italofilia che noi crediamo abbastanza trapassata, volta su un momento qui. Franchi, Gian Giuseppe Franchi, che è più in dell'idea di l'integrità di un genio della lingua, a credenza di una specie di tradizione, che di una specie d'accademia
soubrana che noi dobbiamo rispettare e che l'università non rispetta più abbastanza con l'idea di polinomia, eccetera. Codi di noi, sempre in de, una via assadista, logo, popolo, una specie di ecolinguistica assai di noi attaccata a tradizioni, che finalmente confinidia una forma d'amarezza, via, nasce la rivista Rigiro, pianta la rivista Rigiro, nasce la rivista Bonanoa da banda dell'università, nasce la rivista Pian d'Avretto da banda di Porti Vecchio con Marco Biancarelli, nasce in Giracoti la rivista Wali e ritroviamo a Pinuccia sa divisione di l'idea che gli ho ammintato qui in de a letteratura. Ciò che finalmente volto durante un mio discorso di prima, non è manco male dal punto di vista di enti come Jurek Sec da banda da Wali o di enti come Marco Biancarelli da banda della Pian d'Avretto, sono tutti quanti scrittori di prima trinca che daranno roba proprio di qualità a letteratura corsa. Dunque, vediamo che il fenomeno di rivista ha una certa resistenza oggi con la rivista Letteratura Oggi. Vediamo che c'è Musa Nostra che dà possibilità, Buona Noa che continui via. L'attività letteraria finalmente biadia abbastanza bene. Ciò che si passa di modo abbastanza palese oggi è che pare abbastanza integrata fuori di Buona Noa, che ferma a sola rivista letteraria sputica di espressione corsa, che è una scelta, l'altri rivisti hanno scelto di, e l'altra andature come Musa Nostra o A Casa di Poesia, non è mica una rivista ma un'andatura, a letteratura corsa è plurilingua, soprattutto in corso e in francese, ma sa dimensione qui di un testo che può di roba letteraria in parecchie lingue è un acquisto oggi che nemmeno rimette in causa. Nepo Monti, i più avanzati in de un sguardo nella letteratura corsa oggi, una nemica su sa critica di a letteratura corsa, se non chiamiamo letteratura corsa, diversa di modo necessario e indispensabile in lingua corsa. No. Franco chi identifichiamo un oggetto oggi che si chiama letteratura di espressione corsa, che diventa un oggetto di studio, di sviluppo, di sguardo, eccetera, eccetera. Anche in dell'antologia di letteratura corsa, di Mattei, Menozzi e Petrera, non rimette mica in causa su questo elemento qui di una letteratura corsa in parecchie lingue. E con forza i cambiamenti d'oggi. Allora, io penso che quantunque c'è bisogno ancora di più di sguardo nanta ciò che si faccia in letteratura, e se ci ne fossi nanta ciò che si faccia in letteratura di lingua corsa, sarebbe bene. C'è sempre, e Buona Noa, in de a sua nuova andatura, cerca completa appena avendo sviluppato una rubrica di critica assai più avanzata oggi, e con il costato nanta i rivisti. Problematica 2, l'insegnamento, luogo di noi essenziali per l'elaborazione letteraria. Allora, qui di noi i contenuti di letteratura, perché il buttaccio di noi è di poter avere un sguardo che a un momento dato faccia una scelta, una selezione. E qui l'insegnamento è un'andatura che gli viene mica naturale, ma che gli è in de uso ruolo. Quando si faccia la scelta di un testo in de un manuale, è una maniera di consacrare un testo, un autore, una poesia, e di dargli una dimensione patrimoniale. Dunque, su staccio qui è assai importante in de giusto appunto i scelti che si può fare di modo a lasciare
un pochettino perché si sa che in ogni andatura letteraria c'è ciò che ferma appena di meno e ciò che passa in de ustaccio di uscurdo, di uscurda, a meno che un giorno Bolivà una manifestazione per amità tal o tali autori o tali tali opera. Ma da più a meno c'è un staccio di un tempo che si fa e tanto qui l'insegnamento è importante. Allora, come un insegnamento? Attraverso finalmente l'elaborazione di materia didattica, sappiamo che abbastanza subito da chi l'insegnamento si è sviluppato c'è stato per esempio un corso in liceo. Un corso in liceo è stato uno dei primi a aver citato in de ciò che aveva fatto Matteo Ceccaldi qualche anno nonso, in 71 se non mi sbaglio, a prima antologia di anni 20 fino a 40. Dunque i primi anni dell'insegnamento, tanto in du primario che in du secondario, hanno citato in de su corpus qui dell'antologia Ceccaldi e mettendoli in didattica. Dopo c'è stata l'università, i contenuti degli studi corsi. Quando un professore Fusina o Thier decide di far studiare ai suoi studenti gli studi corsi un testo di Juan Teramurocchi, è una maniera di consacrare un testo o un testo di Coti, di una maniera di consacrare su tutti. Concorso di professori di scuola bislingua, concorso di UCAPES, che parte negli anni 90, principio degli anni 90, a cui arrivò a Jospin. Dopo è nata in 2016 l'aggregazione di lingue di Francia con l'aggregazione di Corso, ci siamo in pieno in questo momento, e qui ci sono i programmi. Per esempio, all'ultima aggregazione qui, c'è un testo di Pietro Mari che è sortito in commento letterario e c'è un testo di Renato Coti che è sortito di nuovo in traduzione. Dunque, voglio dire che questi due autori qui sono in qualche luogo consacrati e che sono dati agli studi, dopo nascono l'anali e dopo così si costituisce un corpus di testi che a un momento dato hanno avuto una certa visibilità che costituisce una forma di scelta, di critica. Dunque c'è di nuovo la presenza di l'opera in dei riverenziali, in dei programmi, e tutto questo dà una forma di nuovo di patrimonializzazione, di antologizzazione, e forse ciò che manca qui è un sguardo, un sguardo da di te, ciò che è esciuto dai vari concorsi di UGAPES da poi 25 anni di UGAPES, allora, chi è stato scelto in dei programmi di UGAPES, di l'opera, di l'autore, di testi. Poco meno storia di l'aggregazione, o allora attraverso UGAPES tutti i certificati, abbiamo più di 140 certificati di corso in dei collegi e licei corsi oggi. Se i professori collegi e di liceo che hanno scelto oggi in studio letterario, soprattutto qui di un liceo, che hanno fatto. E tanto ci manca quantunque questo sguardo e sappiamo da più a meno ciò che sarà sbucato. Ecco, dunque ci manca quantunque forse di un soggetto di tesa che sono capace a depositare, di modo a avere un studio di corpus da aduni, d'altronde, per avere un sguardo. Ci sarebbe una tesa davanti a tutto ciò che è uscito in dei programmi ufficiali, tutto ciò che è uscito in dei programmi di concorsi, e un'inchiesta con i 140 professori certificati e forse quelli dell'università, di nuovo ce n'è più di una quindicina che insegnano tra i certificati e gli insegnanti cercatori all'università oggi, quali si sono, sono scelti, eccetera, eccetera. Dunque c'è un studio da va, ma c'è di nuovo sul luogo istituzionale di scelta di letteratura che mi pare importante da incalcare per poter parlare di elaborazione letteraria. Il è un luogo maggiore di elaborazione letteraria. Terza
problématica, certo a chi su. I vari e vari giurie, i giurie di concorsi, allora io ho parlato di concorsi, concorsi per voi altri, i concorsi provvisionali, dunque a Greg e professori di scuola e CAPES, ci sono di nuovo concorsi che sono dati dalla SOGI, concorsi di poesia, giusto che hanno a casa di poesia con Norbert Paganelli ha cacciato una chiama a poesia, nata un tema di avrontiera, Avragnata e nata qua, ne so io, il presidente Aiori, all'altronde, ci sono belli testi. Ha visto di noi che Altaledi ha fatto di noi una chiama a prosa, Musa Nostra face una chiama a prosa, ecco, ci sono luoghi come Tono e Tempesta che in linea di modo regolare mandano una chiama, lampano una chiama per produrre testi, eccetera, eccetera. Ci sono parecchie iniziative così che danno l'occasione di produrre testi e avere un sguardo di una giuria. Dunque, vi è un momento di noi che nasce una certa spirtizia e che concorsi o atelier di scrittura, per esempio Filippa Santoni, mi ha avuto piacere d'averla in atelier di scrittura in Corti all'università, poi dopo ha pubblicato in De Orma e penso che ha la penna di Filippa Santoni è una penna femminile di gran talento che sarà un valore sicuro di la letteratura corsa di domani, giorno a giorno. Ecco, dunque, ci sono esamini di noi che possono dare un certo sguardo, esamini di, per esempio, gli studi corsi, ma che rileva piuttosto l'insegnamento, ne ho parlato innanzi. Ecco, dunque, la presenza di una giuria è una presenza di una spirtizia e vuol dire che c'è di noi in delle istituzioni letterarie un funzionamento di un certo stato. Allora, la problematica in due è penso, avere in de uno, o vivami, o poche tanto di partecipanti, o poche tanto di gente che si presenta a concorsi professionali, non ce n'è mica abbastanza. Ben a dire che oggi c'è, da un punto di vista di produzione letteraria corsa, un vero problema di massa critica che parte da lontano, in de o primario, colleghi, licei e poi dopo anche pure in corsi, in studi corsi. Non ce n'è mica abbastanza, a tal punto che in de un reclutamento di professori di scuola o di professori certificati, manchiamo di una massa critica di candidati per poter avere una scelta, una selezione, per poter toccare una certa eccellenza che mancaria appena oggi, non ce n'è mica abbastanza. Dunque abbiamo sforzi da fare qui e si vede di noi che quando si paragona a un concorso che c'è la possibilità di produrre testi in corso o in francese, c'è assai più testo in francese che in corso, ciò che non impedisce mica una certa qualità, ma sarebbe da venire di più in corso. Dunque, un'istituzione che si impossessa di i veri luoghi di stacchera e di scelta, ma a tempo una difficoltà di un sistema di trasmissioni, fosse a Vamida o a scuola, a alzare un numero di praticanti e essa cursore in un momento dato un basta mica, è appena problematica di chi a me rispondi, un basta mica a essa poeta, a essa un tarcano di chi a me rispondi, ma a un momento dato c'è bisogno di avere una massa critica importante di cursovonia per dare un sbocco in de un po' che tanto di scrittori e un po' che tanto di scrittori buoni, che danno testi di qualità. Dunque, ecco di noi sa problematica qui, anche pure se il sistema di aiuria
funzionenti. Quarta problematica, a critica, i luoghi di critica, me l'ha detto, un giornalismo culturale, spazi di rivisti o spazi di radiofonia o di televisione. Allora, c'è la libreria, che è un'emissione letteraria a televisione, c'è des livres et délire à RCFM, c'è un spazio Interromagna, c'è Bonanoa, l'or des livres, per esempio, di Emmanuel Caminade. Ci sono i luoghi così. A Roba, che è una rivista nuova in linea con l'università di noi, o accanto all'università. Ecco, ci sono i luoghi di critica letteraria. E qui di noi un si staccia mica tra il corso e il francese. Ci sono luoghi che non guardano mica se è una opera letteraria corsa. Dunque, manchiamo appena in questi spazi qui di sguardo da ciò che si è fatto, ciò che si fa, e ci sono opere che sono capaci a passare appena di notte in de un sguardo che si ne può avere. E ripeto a quello che scrive in corso, quando un nemico messo sotto un lume di fossi buono o appena più critico, non c'è un nemico, ma un fatto di essere guardato e gli dia una vittoria. Dopo la critica si può fare, si può dire, voilà, gli è bene, gli è bene, ma il peggio per un scrittore o quello che ha passato ore esami dentro un libro o un romanzo è di produrre qualcosa e di passa di notte, passa in l'indifferenza mediatica, fossi davanti all'università, fossi davanti ai media, fossi davanti alle istituzioni letterarie, che è un peggio. Dunque, e può accadere che tale o tale libro. Bon, dopo, è vero che siamo in una società giuga, che c'è una certa esiguità e che a critica per farli valare è appena difficile in noi altri. Ma anche pure per un farivalà, un sguardo dentro un libro è sempre buono da un punto di vista. Dunque, io penso che manchiamo di noi questa problematica qui di un giornalismo culturale appena avanzato, pur se i giornalisti prodotti da UDU, un diploma all'università, che ha dato una trentina di giornalisti gursoroni capaci di avere un sguardo culturale, forse chi... di Atrinca, di Julien Mattei, mancano appena e i luoghi dati a questi giornalisti qui non sono mica abbastanza, anche pure se gli sforzi sono fatti. Dunque, in un sistema c'è una puntata di una collettività di Corsica, in un sistema di subvenzioni, di ai media che sono subvenzionati, fatti di più per la lingua e la letteratura corsa, di espressione corsa in particolare, e guarda un po' come si può andare dentro un sviluppo di questa maniera di portare un sguardo dentro ciò che si va a fare. Ci sono esempi di te, l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di in della collezione, come si chiama l'ultimo libro? Mi sono anche scordato, ma è dato poco fa. Quello di Marie? No. Quello di Salona che ha partecipato a una teoria di scrittura. Mariella Clementi. Mariella Clementi, che usa il libro, si chiama... Si chiama Marilina. Marilina, ecco, Marilina di Mariella Clementi. Finalmente è sortito due o tre mesi fa. Sì. E per questo poco, nessun sguardo in della stampa, nessun sguardo, per questo poco, un libro, un lemmo anche mediatizzato, allora che l'accosto è proprio moderno, proprio interessante, che piglia appoggio in una patologia di d'oggi e che meriterebbe quantunque una presentazione, fosse critica o mica, ecco, un libro di Baldovini di nuovo, passato appena di notte, me l'ha detto chi. C'è una difficoltà quantunque propone una mediatizzazione. Allora, noi andiamo, partendo dai libri, a
una problematica di noi che è in delle istituzioni forse più importanti, qui da chi pubblichi, l'editore. Allora, l'editore in Corsica, ciò che diceva in principio, di adivizia, un cinema è stato tanto, posto che l'edizione si è quantunque abbastanza democratizzata, a Quansù, Fior di Carta, Albiana, Ancreladine, Anima Gorsa, Oquen de la Rue, Clementine, DCL, Les Immortels, Cursino, Eolienne, Elis, Stantari, Le Quinquet, Memoria Visinca, San Marcelli, Teramo, Studio Scamaroni, Piazzola, forse mi sono scordato, ma aiutiamo qui un listino dato da la collettività di Corsica. Ciò che vuol dire che la collettività di Corsica dà subvenzioni, rammento che c'è più di 3 milioni di subvenzioni, di budget dato alla lingua corsa, penso in dell'ultimo budget, non penso mica di sbagliarmi, e che dunque l'investimento di a forza pubblica a pro di letteratura deve avere un sbocco di noi in dei risultati. Ci sono i regolamenti di aiuti per la cultura, dunque attraverso che gli editori pubblichi, ma dopo ciò che si passa la giurita, anzi, è una difficoltà a promuovere i testi, e ci sono quantunque in dei scelte editoriali un'andatura di stacciera, di viltro in ciò che si pubblica, e guarda ciò che si passa dopo. Ho buttato a difficoltà e a problematizzazione in due aree. Beh, una, a poca tirata, ben a dire che a spesso in lingua corsa si tira 500 esemplari e a capo di 4-5 anni, sa possibilità di trovare un libro diventa difficile e c'è una certa esaurita di chi si passa. Risultato, quando un concorso di aggregazione cerca un libro che è sortito solo 5-6 anni fa, non lo trova più. E dunque ce la passa a una specie di possibilità di numerizzazione per poter sfruttare un libro a livello di un concorso anche pur per un libro che è sortito solo 5-6 anni fa. Dunque quello è un vero problema di noi, di attirata di a pubblicazioni, anche pur se un libro è stato aiutato. L'aiuto di noi ho fatto di un po' d'amica risica abbastanza per un editore, risica di toccare la qualità di un libro di noi. Dunque, si comitati di scelta qui, i criteri, gli enti ci può essere di noi, un politico che ci si frametti a discapito di aspirtizia e di un letterario. Dunque, ci sono anche i saloni, eccetera, c'è un bene e c'è di noi problematiche che nascono in la scelta editoriale. Ecco, ultimo punto che viene un po' a guardare l'insieme di tutto ciò che si è avanzato qui è l'antologizzazione, e che è veramente importante che a un momento dato della storia, di un periodo, c'è qui o là un'andatura d'antologizzazione. Allora, l'antologia non è che un frutto di un'epoca d'autori che hanno scelto di fare un'antologia. Non vuole mica dire che se qualche sia un autore o un produttore di letteratura non c'è mica nell'antologia, non vuole mica dire che è una narpia. Non è mica fatto parte di una scelta, e dunque un'antologia è a tempo qualcosa di importantissimo per chi è di noi un momento di istituzionalizzazione della letteratura, ma non c'è mica attribuirgli un valore sovrano e divinitivo. Un tale può essere membro di un'antologia, dall'altro mica. Ci sono stati parecchie iniziative, dunque ho trovato le mie prime antologie in degli anni 20-40, prima ho trovato in 29 con Via Grocci, che ha ripubblicato in 87,
Matteo Gecaldi, nel 73, che è stato assai importante per fare un punto, giusto appunto, di questa vecchia generazione che finiva. Eh? Finalmente il 73 è una data importante che un montese moriva e a tempo nasceva un riacquisto e di questo momento qui scelto da Matteo Gecaldi per porgli qualcosa che assicurava la transizione, non vuole mica dire che un riacquisto ha messo da canto e una tramizzana con tutto ciò che si è passato, non si manca pena, eh? Se noi domandiamo a Diego Mugier quali sono stati gli autori che l'ha puntato a scrivere, penso che è qui davanti, ma penso che ci dicerà che è stato Troiani, con, non so più, dopo Gena o Pesegura, ma gli ha fatto benedire che Troiani ha dato quantunque un certo slancio con la qualità della sua letteratura. Antonio Troiani ha sempre chiesto di nuovo un autore di transizione tra i due epochi. Eh? Antologia, un corso di liceo, tutta l'impossessione didattica, Jean Guy Talamon in 2009 e poi soprattutto Awa, ciò che è stato un avvenimento in 2019, Mattei Menozzi e Petrera, con la nuova antologia che è una somma magnifica, tremenda, è un travaglione che è stato fatto. Ciò che non vuole mica dire che è completo, obiettivo al 100%, ma quantunque, quando noi vediamo tra, guardiamo tra Cecaldi Citré ciò che si è passato, è quantunque qualcosa di positivo, assai inde accurata in quantità e in qualità di a letteratura di espressione corsa e di a letteratura corsa in generale. Dunque l'opera di patrimonializzazione si perseguisce e la fare mi pare proprio importante di continuare a fare antologia di poesia eccetera eccetera. Forza chi c'era per concludere e avere forse un'ultima problematica, ma che è di nuovo più trasversale, guarda appena ciò che si passa in dei reti sociali e in dei internet di modo generale, blog, c'è roba, hein? C'è roba, ma in sa fiumara di roba qui, chi può essa roba autoproclamata, ce la fa quantunque la scelta tra ciò che è una specie d'attivismo, per essa invisibilità nelle reti sociali e ciò che è roba scelta e guardata e stacciata attraverso tutta l'operata di critica, di promozioni con una certa spirtitudine. Dunque Facebook, no, Twitter mi pare mica interessante, ma Facebook gli è un diagimento di testi e ce l'ha dit che per buona nuova c'è la caduta di tutta in de Facebook, papida, tale testo di Pasquale Ottavio, di Antoine Parodin, per esempio, che sono testi di qualità e che sono qui. A tempo di Facebook basta essa attivista, per darsi una certa visibilità e l'autopromozione o l'autoproclamazione come l'autoedizione, forza chi non è mica sempre l'andatura più raccomandata, per essa constatato e visto da literario o produttori di letteratura. Dunque c'è qui una problematica di maestria in de a viumare di internet, ma a tempo c'è un puntello che non c'è mica ricusane l'utilità oggi e uso ruolo di passore di media che facci proprio di modo interessante. Ecco, ha giovato un giro di 6 o 7 problematiche qui, che l'attività di rivista, l'insegnamento, la spirtizia e la iuria, gli studi e la critica, le scelte editoriali, i dimarti d'antologizzazione e patrimonializzazione, i reti sociali da puntello di luogo prediletto o di fiumara di tutto e in portaghe,
mi mancherà forse qualcosa, ma mi pare che in l'elaborazione di una letteratura di espressione corsa, mi pare che c'è, di modo positivo, un investimento di a lingua corsa in tutto ciò che può fare letteratura. A tempo, a diglossia, di una patologia linguistica e culturale che di assai viziosa e insidiosa, e che ogni volta che franchiamo un passo a diglossia ci suita e ci mette in situazione di identificare altre problematiche in ogni dominio, e che dunque di sicuro ci mette in situazione di pianificare altrimenti, di guardare altrimenti e di voltare nanta l'insegnamento, a collettività, tale e tale luogo di trasmissione, posto che sappiamo che oggi a tradizioni, a trasmissioni familiari, a trasmissioni popolari, ci vuole contarci di meno in meno, e che dunque l'istituzionalizzazione deve continuare a fare a sopra. Ecco per su poche tanto di pare e sa, sa piccola spigolera. Beh, già di un pare, già di un pare non ta ciò che di un teso, per dire che le, ti verici dentro, proprio, e a ricomando di stare assente, sa fa così. C'è una pubblicazione di questo o no? Non laggiù, allora, laggiù anche messo in articolo, in prosa scientifica. E allora cosa faccio qui? Vai a c'ho le che trovi un tempo a guardare di un affare che gli è, come dire, che gli è messo in discorso teorico. Ha di meno l'occasione di fare corso oggi in corti perché ha di responsabilità amministrativa che mi danno una scarica di corso, dunque questi momenti qui sono l'occasione di dare appena l'avanzata di mia riflessione nella letteratura, grazie a voi qui a un centro di Viguglia e poi un centro culturale in corti. È una maniera di scrivere un pochettino di riflessione di un momento. Io vorrei arrivare a due o tre punti che tu hai ammentato per dirti quanto sono veramente d'accordo con te e quanto è necessario di far spiccare questa realtà. Dimettiamo la pluralità. L'opposizione tra un pare e un altro pare non è mica una guerra. C'è una necessità per la roba che se ne va, esiste. Insomma, in dei movimenti che sono presentati come unicisti, io non conosco mica, in dei riacquisti, admettiamo, l'hai ammettato, c'è una pluralità dove ci sono opposizione personale, che non sono mica solo opposizione di persone, sono opposizione di viste, chi sottamante e di la vita che è così. Sì. Mi pare in ogni che lo sia letteratura, che lo sia questo. Dopo c'è ciò che è accademizzato, è un'altra questione, perché spesso si vede ciò che è prodotto, per parlare di situazioni di classiche, ciò che è prodotto in corso è in francese e si dice in corso ce n'è di meno che... Ma attenti, guardiamo le cose come le sono. Quando c'è un'accademizzazione c'è una scelta, c'è una gerarchia che è fatta. C'è che da vedere, admettiamo, una letteratura di un paese e di un altro paese e si vede come un genere letterario piglia a Gimma qui invece di qua là e di là tavola. C'è che da guardare, mettiamo un romanzo in francese, ripeto, un romanzo, non so, sudamericano, un romanzo di 500 pagine o 600 pagine, un tanto valore della situazione francese e della situazione in corsa di noi. Io penso che non è mica stata ammentata di noi, è bello ciò che tu ramenti qui,
qui a forma di accrescita di a letteratura di lingua corsa o di a letteratura corsa in generale non la so, posto che poco premi a lingua qui o di letterario devi andare. E la lingua corsa è diventata proprio una lingua di creazione. Ma se noi pidiamo a Piazza di Uganto, che non scriviamo in da letteratura, se noi pidiamo a Piazza di L'Oralità, che noi vogliamo riacquistare, riabilitare e rivalutare. Dunque, tutto qui può da forma, a forma corta, come a Nuela, a Gronaga, che noi viviamo di nuovo una catastera dopo e che noi pubblichiamo. Tutto questo genere, che sono lì dall'oralità, lì dalla forma corta, che sono elementi e criteri della letteratura corta, proprio divergenti di ciò che può essere valutato, valorizzato un altro, e in Francia in particolare. Non c'è mica che un romanzo. Hai ragione. Un'altra cosa, è che, secondo me, visto certo che ne avevamo studiato anche in scuola, all'università, eccetera, si vedeva che certe cose che ci parlano, come di unitarie, non sono manca appena unitarie in teo tempo. C'è che da migliaia di tempo, finita di fine mondo, come l'hai scritto, non dà dei geni. C'è che da migliaia, un foresto di Giovanni Ramorocchi, per vedere che c'è parecchi anni tra il principio e la fine, perché sono pezzi che sono pubblicati in delle riviste. Dunque la letteratura in rivista spesso non è mica la letteratura, diremmo, di l'edizione a genere. E dunque questa pluralità che mi pare interessante, mette in ballo così no, si vede vita e morte di letteratura e si decide che è viva o che è morta, ciò che è un sbaglio. No, penso che c'è veramente da poi una trentina d'anni una crescita proprio significativa di produzioni e ti dico, bon, io faccio un gustato con tutto, non c'ho mica pianta qui e guarda come favorizza di più viviamo con la formazione, con viviamo e lo sguardo non da ciò che si produce. Ciò che vuole dire di noi che ci vuole guardare come l'hai ammintata parecchie volte, come la diglossia deve essere combattuta, lottata, perché la diglossia si trasmette da una situazione accettata dal popolo, diventa una situazione individuale quasi psicanalitica. Giusto. E ci può essere anche un discorso a pro di un corso senza che lo ci sia un'indiatura personale a pro di un corso. E per quella che ci vuole a tutti i batti, cambia la situazione, ciò che ti hai ammintato a presa, diciamo, ricorso di un tribunale amministrativo. Di decisione dell'assemblea di Corsica di un affare che è inaccettabile. E discriminazione. E discriminazione, questa impedisce alla cultura di essere libera come l'uomo deve essere libero. Ti montesi. In tutti i casi, grazie tante per questi chiarimenti. Grazie a voi, e grazie a veramente. Un centro, un spazio, Carlo Rocchi e tutte le sue attività culturali che sono un piacere a voi. Grazie.